Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo appuntamento online in cui discuteremo dell'impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute mentale di bambini e ragazzi. Sappiamo bene che la pandemia Covid-19 sta mettendo a rischio il benessere della popolazione, non solo da un punto di vista della salute fisica, ma siamo sempre di più di fronte ad un aumento dei disagi a livello psicologico. Questo perché c'è molta incertezza sul futuro e le persone sono molto preoccupate. Diciamo che la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che i bambini e i ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo, i cui danni li vedremo e li valuteremo tra qualche anno. Ci ricordiamo benissimo che le scuole in Italia sono state le prime a chiudere durante il lockdown e le ultime a riaprire, e in molte regioni le scuole purtroppo di nuovo, sono di nuovo chiuse a causa dell'aggravarsi della situazione sanitaria e quindi molti dei ragazzi stanno seguendo le lezioni con la didattica a distanza. Abbiamo anche ben presente che in questo periodo la gran parte delle attività sportive sono vietate, quindi non sono possibili, i bambini e i ragazzi non possono fare gli allenamenti di calcio, non possono giocare, sono molto limitate le possibilità di incontrarsi e di uscire al di fuori della scuola, al di fuori della famiglia, perché la maggior parte dei cinema e dei teatri sono chiusi, i locali sono chiusi e quindi poi c'è anche un coprifuoco. Diciamo che quindi è una situazione completamente diversa rispetto a quella che bambini e ragazzi si trovavano a vivere solo qualche mese fa. Tra l'altro, domani, che è il 20 novembre, ricorre la giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza. Una giornata che mai come quest'anno, proprio a causa della pandemia, ci spinge proprio a riflettere sulla situazione dei ragazzi e dei giovani che in questa situazione di crisi sono tra le categorie a rischio. Proprio per capire qual è e quale sarà l'impatto di questa situazione, come possiamo intervenire, sia come insegnanti, sia come genitori, sia come psicologi, proprio per cercare di aiutare i bambini e i ragazzi, abbiamo invitato Stefano Benzoni. Stefano Benzoni, che faccio entrare subito nel webinar. Buonasera Stefano Benzoni. Buonasera Laura e buonasera a tutti. Stefano Benzoni è neuropsichiatra infantile, è psicoterapeuta e consulente per la Fondazione Cagrande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. È autore di tantissime pubblicazioni, di cui ricordo Figli Fragili, che è stato pubblicato con la Terza, e ricordo anche l'ultima pubblicazione pubblicata con Erickson, Partecipazione e valutazione di esito nella salute mentale in età evolutiva, di cui è coautore insieme a Maria Antonella Costantino e a John Lyons. Stefano Benzoni sarà anche relatore dell'evento online che come Erickson abbiamo in programma il 12 di dicembre e che è dedicato alle nuove sfide della salute mentale in preadolescenza. Prima di entrare nel vivo del webinar, ne approfitto velocemente per darvi qualche informazione di servizio. Come vedete, questo webinar è trasmesso in diretta, quindi è trasmesso dalla pagina Facebook delle Edizioni Erickson e dal canale YouTube. Sarà comunque possibile rivederlo al termine della diretta, in quanto la registrazione sarà disponibile qualche minuto dopo la chiusura del nostro dialogo. È possibile accedere, quindi utilizzare gli stessi link che avete utilizzato che state utilizzando per seguire questa diretta e ovviamente sarà anche possibile condividerlo sia sui canali social sia su appunto tutte via mail, tutte le vostre in base alle vostre esigenze. Come sempre vedo che siete tantissimi collegati, ci sono quasi 3.000 persone che sono collegate in questo webinar, quindi ci fa molto piacere e ci piacerebbe che questo dialogo insieme al dottor Stefano Benzoni si allargasse anche con tutti voi. Quindi per questo vi invito fin da subito a scrivere i vostri commenti, le vostre domande. Nel corso della mia chiacchierata insieme a Stefano Benzoni seguirò anche i commenti e le vostre domande e avrò modo poi di integrarle nel corso del nostro dialogo. Come vi dicevo, staremo assieme per circa un'oretta, quindi diciamo che staremo assieme intorno fino alle 18:30, 18:40 e in questo quindi abbiamo circa un'ora con cui possiamo dialogare insieme a Stefano Benzoni. Stefano, io adesso mi fermerei qui e entrerei proprio nel vivo del tema. Diciamo che come dicevo anche prima, sappiamo che l'impatto della pandemia è stato molto drammatico e in parte lo è ancora, è un impatto difficile per bambini e per gli adolescenti, per i ragazzi. I bambini e adolescenti che abbiamo visto sono stati coinvolti e hanno dovuto vivere dei cambiamenti radicali.
Sui giornali, nelle ultime settimane, ma anche nei mesi precedenti, diciamo che escono ogni tanto degli studi, dei dati, delle ricerche. Mi piacerebbe avere un tuo punto di vista su quelle che sono le evidenze scientifiche su cui ci possiamo basare per avere un primo quadro delle difficoltà che stanno vivendo bambini e ragazzi ad affrontare questa situazione completamente inaspettata. Allora, grazie Laura. Io non so se vi deluderò su questo, ma diciamo, ci sono state effettivamente tentativi di provare a cercare di capire che cosa succede. Voi capite che è molto difficile capire che cosa sta succedendo nelle famiglie attraverso degli studi scientifici che siano in qualche modo significativi e affidabili, perché ogni studio si basa sulla definizione, la delimitazione di un campione, di una popolazione di studio che già nei suoi criteri di selezione ha dei vincoli e dei limiti. Allora io penso che, anche perché so che moltissimi nel pubblico non sono specialisti, vorrei tenermi su un registro di riflessione un po' critica, perché il tema su cui tu mi inviti a riflettere, Laura, è un tema fondamentale, no? Cioè, quali sono le conseguenze, quali sono le evidenze delle conseguenze che abbiamo, delle conseguenze sulla salute mentale dei ragazzini, dei bambini e degli adolescenti legati alla pandemia. Allora, voi capite che qui ci misuriamo con tanti aspetti diversi, sono le conseguenze di una pandemia, cioè di una situazione mondiale di allarme, le conseguenze degli effetti della pandemia sul funzionamento della società, della famiglia, eccetera, eccetera, degli effetti della pandemia sul funzionamento scolastico, degli effetti della pandemia in relazione al tema del lockdown. E anche soltanto pensando al tema del lockdown, cioè del confinamento in casa, del distanziamento sociale, voi capite che questi due aspetti, il distanziamento sociale e il confinamento, sono due aspetti molto diversi tra di loro, che naturalmente sono interconnessi, ma sono molto diversi nei loro effetti. Allora, credo che possiamo fermarci a delle riflessioni, se vogliamo, un po' generiche, proverò a darvi qualche dato. Partendo un po' da lontano, perché è vero che la salute mentale non è soltanto l'assenza della malattia psichica, che questo l'OMS lo dice chiaramente, e poi magari avremo modo di ritornare su questo concetto, che è anche, se vogliamo, un concetto molto banale, ma dentro ha delle cose molto interessanti e molto concrete che riguardano tutti. Ma prima di tutto sappiamo che, come dire, il problema delle conseguenze psichiche di questo accidente collettivo riguarda prima di tutto i più fragili, i più deboli, inevitabilmente è così, almeno da un punto di vista macro dei grandi numeri. E allora la prima domanda che ci tocca è quanti sono, no, qual è questa popolazione dei più deboli, dei più fragili? Perché forse non tutti lo sappiamo, e penso che una riflessione su questo sia il punto di partenza necessario anche per chi poi dovrebbe prendere delle decisioni ad alto livello, a livello politico-amministrativo, perché i problemi di tipo neuropsichico nell'età evolutiva riguardano circa il 20%, un ragazzino su 5, nella popolazione tra 0 e 17 anni. Vuol dire circa 2 milioni di bambini, adolescenti, di cui mezzo milione con disturbi del linguaggio e altrettanti con disturbi dell'apprendimento. Già pensate soltanto quali sono le straordinarie differenze tra gli uni e gli altri. 100.000 di questi bambini hanno disturbi gravi o complessi, tra cui anche l'autismo. 20.000 bambini in Italia assumono psicofarmaci, e parliamo degli psicofarmaci tracciabili, quindi non delle benzodiazepine, perché gli altri non sappiamo. Ci sono studi di un paio di anni fa, con alcune approssimazioni grossolane, circa 1 milione di ragazzini che fanno, almeno 1 milione di ragazzini che fanno uso abituale di cannabis, un altro grande problema nel problema. Allora, e sappiamo che questi sono soltanto i ragazzini diagnosticati, sono i ragazzini diagnosticati che sono una parte di quelli che hanno problemi che arrivano ad avere una diagnosi. Sono già una popolazione vastissima, e questa popolazione vastissima poi ne nasconde altre anche più ampie, perché naturalmente sappiamo che ci sono situazioni di disagio che riguardano il maltrattamento, la povertà, le situazioni conflittuali, le situazioni di malattia dei genitori, tutte la marginalizzazione, l'afratria, i fratelli e le sorelle dei bambini con disturbi gravi, che sono un'altra sottopopolazione a rischio,
a rischio di essere fragile e di avere problemi. E questo, se questo è il quadro della sofferenza, quindi un quadro imponente, dobbiamo anche pensare che le richieste di accesso alla neuropsichiatria infantile, tanto per citare un contesto clinico, che è il contesto clinico forse, diciamo, quello diciamo che comprende le risposte alle situazioni, almeno le più gravi, le richieste di accesso sono raddoppiate negli ultimi 10 anni. Sono raddoppiate negli ultimi 10 anni e le risorse pubbliche sono diminuite di quanto le richieste sono aumentate, fondamentalmente, dedicate alla neuropsichiatria infantile. Soltanto un utente su due riesce ad accedere ai servizi, soltanto uno, questo normalmente, non in lockdown, soltanto un utente su tre riesce a ricevere un intervento terapeutico riabilitativo. Allora, questa è la popolazione su cui ha inciso questa pandemia, una popolazione che già vedeva un utente su tre soltanto trattato in ambito pubblico, ok? Perché le risorse sono pochissime. La situazione, io non vi assillo con altri numeri, ma la situazione anche in regione in cui, come dire, tanto si è fatto dal punto di vista anche degli investimenti in questo ambito, come la Lombardia, situazione è una situazione drammatica. Noi abbiamo circa, abbiamo un aumento costante negli ultimi 10 anni degli accessi in pronto soccorso per le acuzie, dei collocamenti in comunità terapeutica, dei collocamenti in comunità educativa. Allora, se questo è il quadro, questo quadro include sul territorio nazionale qualcosa come 270.000 alunni con disabilità, la maggior parte dei quali sono nella scuola pubblica, ok? Con circa qualcosa come 200.000 classi che hanno almeno un alunno con disabilità. Beh, voi capite che stiamo parlando di un fenomeno, soltanto per la fetta di popolazione che ha una diagnosi riconosciuta, un fenomeno delicatissimo, difficilissimo da comprendere. C'è uno studio molto interessante, molto ampio, di un'associazione britannica che si chiama Young Minds, che è una collaborazione che ha delle collaborazioni anche con il Ministero della Salute, che il sistema sanitario inglese per molti aspetti ha degli aspetti di similitudine, di sovrapposizione, anche se per molti aspetti ha anche delle risorse forse inferiori alle nostre, ma che sui giovani adulti ci dice che circa 2/3 dei giovani adulti sono riusciti, per esempio, a con disturbi psichiatrici, sono riusciti a ricevere cure in ambito psichiatrico. Perché il primo problema con cui ci confrontiamo con i più fragili, con cui ci siamo confrontati, è poter garantire un accesso. Allora, qui incominciano però incominciamo a toccare degli aspetti interessanti. Adesso ci arrivo, ma se ho tempo, Laura, di rispondere e chiudere la risposta a questa domanda. Vai, vai, vai. Era una inevitabile premessa che dovevo fare. Allora, per esempio, c'è un rapporto di Save the Children che ci ha detto in Italia, che ci ha detto che circa una famiglia italiana su 5 segnala maggiore difficoltà di comunicazione con gli insegnanti, 4 su 10 ritengono che i propri figli non riescano a seguire il ritmo scolastico, e le interviste fatte ai bambini in questa inchiesta dicono che il 30% dei bambini si sente nervoso in isolamento, il 45% vede i genitori più nervosi, e tra le altre cose i bambini lamentano per esempio difficoltà del sonno, apprensione, ansia, eccetera, eccetera. Allora sicuramente noi abbiamo degli indicatori molto generici che ci dicono che sui grandi numeri questa vicenda è una vicenda che fa crescere nelle famiglie una serie di bisogni che afferiscono alla sfera dei problemi psicologici, ok? La percezione del disagio, la percezione di una fatica. La percezione della fatica e del disagio, però, per esempio, una minore situazione di infelicità non è di per sé stesso un problema psichico o un problema psichiatrico. Questa è una questione molto delicata. È una questione molto delicata che va affrontata con grande coraggio e anche con una mente aperta. Non possiamo immaginarci che un evento come la pandemia, che ha un intrinseco carattere debilitante per le nostre routine, eccetera, eccetera, sia automaticamente letto come un evento traumatico che necessariamente porterà a delle conseguenze psicopatologiche. Okay? Questo sarebbe una distorsione grave. Per esempio, noi abbiamo, la Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile aveva varato un sottogruppo che si occupa e che c'è ancora, che si occupa dei ritirati sociali. Una,
gruppo clinico di ragazzetti che noi tutti, genitori, insegnanti, psicologi, psichiatri, incominciamo a conoscere molto bene. Nel giro di una notte quella caratteristica è diventata da un aspetto drasticamente disfunzionale alla qualità adattativa più efficace nel nuovo scenario della società distanziata. Allora, questo ci invita, e finisco la mia lunga risposta, ci invita a ragionare rispetto al tema salute, alla dialettica salute-malattia, benessere-sofferenza, avendo sempre ben presente che la sofferenza psichica, soprattutto quando assume un significato di carattere clinico, non è mai l'effetto di una singola fattore scatenante che produce una conseguenza morbosa, ma è sempre il prodotto di un equilibrio dinamico, di una dialettica tra fattori protettivi e fattori di rischio, tra punti di forza e problemi, e in questa dialettica i punti di forza e i problemi non sono costanti. Ciò che ieri era un punto di forza, domani può essere un problema e viceversa. Allora la vera sfida, e questo riguarda poi tutte le questioni su che fare, no? La vera sfida è cercare di capire che cosa per ogni specifica storia, e di qui la difficoltà a misurare in modo sensato gli effetti di questa pandemia a questo livello, perché ci siamo dentro. Noi stessi osservatori siamo dentro questo fenomeno complesso. È facile misurare gli effetti del traumatismo su una popolazione traumatizzata se tu non sei il traumatizzato, ma gli osservatori sono tanto disturbati da questa vicenda, lo sguardo degli osservatori è tanto disturbato da questa vicenda quanto lo sguardo degli osservati. E quindi forse una prospettiva sana è quella di fermarsi e provare a ragionare sul fatto che questa vicenda è un po' come un cambio della cornice. Così come noi tutti oramai stiamo ossessionandoci con queste cornici visive, è un cambio di cornice, ci costringe a leggere la dialettica salute e malattia in una prospettiva nuova, diversa, e questa ha un intrinseco valore positivo, è un'opportunità per tutti. Grazie Stefano, mentre appunto tu hai fatto questa lunga introduzione sicuramente molto interessante, che soprattutto ci ha fatto capire che quello di cui stiamo parlando non è una questione semplice, soprattutto non può essere ridotta a un semplice meccanismo di causa effetto, ma come dicevi anche tu stesso, siamo in questa situazione, è cambiata la cornice di riferimento e sta cambiando anche il modo in cui interpretiamo la realtà che stiamo vivendo in questo momento. Tra i vari aspetti che hai sottolineato, mi aggancio ad uno di questi aspetti, così ti faccio anche una delle prime domande che sono arrivate. Tu hai sottolineato proprio che in questa situazione le disuguaglianze, che sono già tante, sia per quanto riguarda appunto la possibilità di accedere ai servizi sanitari, sia per quanto riguarda tutti gli studenti con disabilità, che quindi vivono già una condizioni fortemente svantaggiate, in questo periodo, questa situazione ha acuito ancora tutto questo. In molti ci stanno chiedendo, ti stanno ringraziando per avere questo quadro, per aver dato questo quadro molto lucido, molto drammatico, però anche perché chiaramente non stiamo dando speranza in questo, ma stiamo dicendo le cose come stanno, ma ci chiedono che cosa possiamo fare. Quindi io adesso cerco un attimo di circoscrivere la domanda, pensando a quando si ha a che fare con disuguaglianze, quindi con ragazzi o bambini che vivono già in una condizione di disagio, che in questo momento magari non vanno più a scuola, quindi non hanno più l'insegnante che può aiutarli, non hanno più tutte le altre reti sociali che quantomeno di solito cercano di venire incontro a queste situazioni. Di solito una delle soluzioni che si dice sempre in queste occasioni è quello che bisogna cercare di fare rete, di fare sistema per cercare di sopperire a queste mancanze. Ora però, noi che cosa possiamo fare concretamente? Allora, questa domanda è complessissima, Laura, perché si declina a mille livelli diversi. Provo a toccarne qualcuno, spero concreto. Intanto sullo sfondo c'è una questione fondamentale, cioè quando ci diciamo cosa possiamo fare, incominciamo a pensare questa cosa. Il fatto che, per esempio, la didattica ha finito per essere a distanza, le terapie per lo più sono a distanza, eccetera, eccetera, ha costituito, e questa è l'esperienza interessantissima di questo momento,
una straordinaria opportunità per cambiare il nostro sguardo sugli altri e per cambiare il nostro sguardo sul nostro lavoro. Questo è stata un'opportunità di straordinario rilievo. Il fatto di vedersi attraverso la una cosa che mi succede, per esempio, che succede a tutti, è che quando tu fai un colloquio clinico vedi la tua immagine riflessa. Non ti succede quando sei in un colloquio in presenza, non vedi te stesso, non sei in monitoraggio, non hai il monitoraggio delle tue espressioni, della tua postura, eccetera, eccetera. E contemporaneamente, naturalmente, questa situazione cambia la grammatica dell'interazione. Ma questo è un aspetto banalissimo. La cornice ci limita il nostro sguardo, costringe la nostra attenzione ad orientarsi più sulle parole che sul corpo, ci fa scoprire quanto è faticoso ascoltare soltanto le parole e non avere un'interazione fisica, e quindi ci incomincia, per esempio, ci ha sensibilizzato tutti su un aspetto che alcuni filoni della pedagogia, della psicologia clinica hanno coltivato per tantissimi anni, nobilissime tradizioni, che riguardano per esempio l'importanza del rapporto con il corpo, della presenza del corpo, che è per esempio una delle tematiche che porteremo anche in quella formazione sui preadolescenti di cui tu parlavi prima. Ancora, abbiamo scoperto come servizio pubblico che possiamo con le osservazioni a distanza, cioè ci perdiamo tante cose, ma possiamo essere più vicini in modo diverso, se abbiamo potuto essere più vicini in modo diverso ai nostri utenti e farlo in modo assiduo. Certo, non è come averli in seduta da noi, non è come poter fare un gruppo di adolescenti che fanno la dialectic behavioral therapy o i laboratori con gli educatori, ma abbiamo potuto fare degli incontri domiciliari che erano molto meno intrusivi degli incontri domiciliari, magari moltiplicati durante la settimana, cosa che non sarebbe stato possibile. Abbiamo potuto fare dei colloqui brevi, abbiamo potuto farci vedere, entrare in contatto con l'ambiente. Allora, abbiamo cambiato il nostro sguardo, questo è interessante. Io credo che il prendersi cura, la sfida del prendersi cura, sia di mantenere costantemente uno sguardo critico sul proprio lavoro. Questo è un aspetto sul quale purtroppo la formazione degli specialisti, prima di tutto noi psichiatri, gli psicologi, gli educatori, forse anche gli insegnanti, è ancora lacunosa. Sicuramente in ambito clinico è lacunosa. Noi tendiamo ad avere sempre una formazione molto orientata all'applicazione di tecniche standardizzate, di procedure standardizzate, e poi la realtà è che la qualità del nostro lavoro è data dalla nostra capacità di fermarci a riflettere su quello che facciamo e a riflettere sul modo in cui lo sguardo condiziona quello che vediamo. Questo è un vecchio mantra, lo ripeto spesso, ma Munari diceva: noi non sappiamo quello che vediamo, ma vediamo quello che sappiamo. Cioè, quello che vediamo è condizionato da quello che sappiamo già o pensiamo di sapere già, dagli strumenti tecnici del nostro lavoro. Ok, allora utilizzare questa occasione per interrogarci in modo riflessivo e critico sul modo in cui guardiamo gli altri, possiamo aiutarli, è già una straordinaria occasione. Ultima opportunità, il poter fare rete in modo molto più fluido. Abbiamo passato anni a inseguire le riunioni di rete come delle migrazioni di pubblici di incaricati di pubblico servizio da una sede all'altra, no? Gli insegnanti che andavano alla Wompia, la Wompia che andava al comune, il comune che andava alla scuola. Abbiamo scoperto quanto era facile incontrarci, incredibile. C'era bisogno che ci chiudessero in casa per ottenere, ma perché non siamo poi solo noi, per ottenere che le amministrazioni delle nostre istituzioni abilitassero i nostri computer con una webcam. Grande ritrovato della tecnologia. Questa è una. La seconda cosa che posso dire è questa. Sempre per mettere l'accento sugli aspetti positivi. Si parla molto della resilienza, no? Cioè del fatto che adattarsi alla nuova situazione è la chiave della salute. La chiave della salute è non subire la nuova situazione, ma in qualche modo adattarsi. Si fa presto a dirlo. E uno dice, ma come adattarsi vuol dire rassegnarsi? No, adattarsi vuol dire flettersi. Allora, per essere flessibili bisogna esercitarsi a essere flessibili. Io faccio fatica ad allacciarmi le stringhe quando mi piego,
perché non mi esercito tanto a flettermi. Allora, c'è una bellissima scena in Taxi Driver che vedevo inopinatamente l'altra sera, perché è un film tristissimo, ma c'è una bellissima scena in cui lui, Robert De Niro, dice, parlando con se stesso come sempre, dice: la salute dipende da come ti senti. Sembra una banalità straordinaria, una tautologia, ma non è una tautologia, è una questione molto profonda. La salute dipende da come ti senti, dipende da come ti senti, cioè come ti senti, come ti rappresenti, come ti vedi, come ti racconti che ti senti, come ci raccontiamo come famiglia che ci sentiamo, come stiamo, dove stiamo, condiziona il nostro modo di stare al mondo, condiziona la nostra salute. C'è una bellissima cosa che vorrei, che mi ero preparato, che citando un pedagogista della Bicocca, Andrea Prandin, che è persona che ho imparato a stimare anche se non conosco personalmente, scrive Prandin un bellissimo libro coletano che si chiama Reinventare la famiglia. Il rischio che si profila, lui parla del lavoro di tutela, ma guardate quanto questo è pregnante nel modo in cui noi ci raccontiamo, è che la famiglia venga rappresentata da se stessa, cioè nel modo in cui si racconta, ma anche da noi professionisti, da noi insegnanti, da noi psicologi o psichiatri, attraverso narrazioni fisse, dove ogni apprendimento sembra da escludersi. La mia famiglia è così, le cose stanno così. Una vera risorsa per la capacità di autoguarigione e di cambiamento della famiglia è pensare che ripensare la propria storia, narrarla riflessivamente e creativamente, sia una pratica utile per mantenere vivo il senso di ciò che avviene. Agisci sempre per aumentare il numero delle possibilità. Questo è la flessibilità e questa è la resilienza. Allora, questa è un'altra sfida. In che modo il nostro sguardo di insegnanti, di genitori, di clinici agisce sempre per aumentare il numero delle possibilità? Questa è la sfida della resilienza, e qua dentro c'è un mondo di cose su cui si può ragionare, che però si declinano in modo molto diverso sugli adolescenti, sul tema del lavoro con i genitori, sul tema del lavoro con i bimbi, a seconda del tipo di problema di partenza. È chiaro che parlare di resilienza di fronte a delle situazioni di disabilità molto forti in famiglie che vivono in spazi ristretti è molto diverso che parlare di resilienza ai ragazzini che vivono in 400 metri quadri col campo da tennis nel condominio, ecco, per esempio. Ecco, sì, come dicevi tu, come hai anche sottolineato anche adesso, le situazioni sono molto diverse. Ci stanno arrivando tantissime domande, che infatti adesso volevo iniziare a farti, da parte di genitori. C'è un altissimo numero di genitori che sta seguendo questa diretta, di genitori di adolescenti, che stanno proprio sottolineando questi aspetti. Stanno sottolineando il fatto che vedono i loro ragazzi rinchiudersi in stanza, non possono più uscire, vedono che sono isolati, che gli unici contatti sociali che hanno li hanno magari attraverso questi schermi, perché stanno seguendo le lezioni a distanza o perché chattano con gli amici, e quindi si chiedono proprio come genitori che cosa possono fare, perché si sentono da un certo punto di vista che stanno un po' privando i loro figli di tutti gli aspetti, se vogliamo, più belli anche dell'adolescenza, e stanno un po' cercando di spingerli all'isolamento, perché appunto non possono uscire, devono stare attenti alle altre relazioni, e diciamo che poi si stanno anche rendendo conto molti genitori che ha aumentato notevolmente il tempo che tutta la famiglia passa in casa, e quindi qui ci chiedono se puoi dare qualche suggerimento, anche se mi rendo conto che non esistono ricette facili, non esistono ricette per tutti, ogni situazione è particolare ed è diversa, come hai detto tu. Un conto è fare il lockdown in una stanza di 40 metri quadri con altri quattro fratelli, un conto è farlo in un appartamento di 100 metri quadri con il campo da tennis del condominio. Quindi ti chiedo, Stefano, lo so che non è semplice, ma se riesci a dare qualche indicazione che potrebbe essere d'aiuto ai genitori di figli adolescenti. Sì, allora, prima di tutto, Laura, anche questa è una questione delicata, e io non sono in realtà molto bravo nei decaloghi di consigli pratici, ma ci provo. È una domanda molto delicata, perché sullo sfondo c'è un dilemma. Leggevo un commento che poi ho perso perché non riesco a seguire tutto, ma non dovremmo adattarci alla clausura, al distanziamento, perché il distanziamento effettivamente è una parte della nostra esperienza, ci preclude una parte della nostra esperienza sociale, no? È la negazione dell'importanza
dell'importanza di una esperienza sociale. Vero, ma è anche vero che noi dobbiamo fermarci a riflettere su quello che sta succedendo in modo molto serio. Cioè, quello che la pandemia ha messo a nudo era uno scenario verso cui stavamo andando volontariamente. Lo scenario dell'isolamento sociale, tutti attaccati al telefonino, a tavola e nessuno che si parla, a 4 anni, mentre i genitori cenano con gli amici, a 4 anni in ipnosi, davanti al video di YouTube, davanti ai pupazzetti colorati, variamente assistiti, intervallati di pubblicità che ti fidelizzano per poi diventare YouTuber domani, ok? Quella realtà è una realtà verso cui stavamo andando di corsa a ogni Natale, spendendo centinaia e migliaia di euro a famiglia in tecnologie, in connessioni, in hyperlink, eccetera, eccetera. Allora, quella realtà, ci piaccia o no, è una realtà. Possiamo anche essere deflazionisti o dire che bisogna andare a vivere sugli alberi, ma è un'opzione. Però quella è una realtà. La saturazione tecnologica del mondo dei nativi digitali è una realtà che sta stravolgendo, che stava e che sempre di più lo farà, lockdown o non lockdown, isolamento sociale imposto o non imposto, sta stravolgendo il rapporto dei bambini e degli adolescenti con l'identità, la costruzione dell'identità, le mille identità virtuali che non sono quello che io sono nella realtà, ma che sono più reali della mia identità reale, perché nella realtà finta virtuale io posso fare esattamente quello che mi posso dire e fare esattamente quello che mi viene dalle budella, e quindi per certi versi è più autentico della mia realtà vera. Il senso di agentività, che è la costruzione dell'identità. L'agentività vuol dire fare le cose. Noi abbiamo, è il modo con cui noi giudichiamo la responsabilità delle persone, no? Cioè quello che fanno, giusto? Il rapporto dei nativi digitali con l'azione, che è il modo di costruzione della responsabilità all'interno dell'identità, è diverso da quello dei loro fratelli maggiori ed è diverso da quello dei loro genitori. L'azione è reversibile nell'ambito digitale, per molti aspetti lo è. Mandi un messaggio, ma se ci ripensi dopo, entro non so quanto, puoi cancellare quel messaggio a te e agli altri. Quell'azione non esiste più. Se scrivevi un bigliettino a qualcuno, non potevi. Se dicevi una cosa a qualcuno, non potevi. Ma mandare un messaggio si può, e si può cancellare. Si può cancellare un'identità, si può cancellare un'azione, si fa undo. L'ho fatto una cosa, ma faccio undo. Allora, il tasto undo e il tasto refresh o reset hanno cambiato la costruzione dell'identità e della responsabilità, e noi sottovalutiamo non dobbiamo sottovalutare questi aspetti. Non dobbiamo, se uno dei problemi più comuni dei genitori oggi è togliere il dannato cellulare ai ragazzini di 11 anni prima di andare a letto, questo non è colpa delle multinazionali dei telefonini, è il prodotto di una trasformazione sociale che sta dentro, tra l'altro, al contenitore dell'accelerazione sociale, dei mutamenti sociali e dell'accelerazione tecnologica, che sono mutamenti nei quali noi ci siamo offerti volontari e dei quali siamo molto poco consapevoli, perché gli scenari distopici di molte serie Netflix e Prime, di mondi nei quali la tecnologia è talmente incorporata, incarnata letteralmente, da alterare la nostra esperienza della realtà e digitalizzare la nostra esperienza della realtà, quei mondi non sono lontani. E questa pandemia ha messo a nudo il pericolo, l'aspetto oscuro di questi mondi. Perché i ragazzetti che oggi fanno esperienza della didattica a distanza, il paradosso, quando mi chiedono ma chissà come stanno male questi ragazzetti, ma io vi dico la verità, la maggior parte dei miei pazienti adolescenti sono felici della didattica a distanza. La trovano mortalmente noiosa, ma molti di loro, quasi una maggioranza, il mio osservatorio sarà peculiare, ma non credo che sia unico, quasi la maggioranza dice ma a fondo meglio così che così, posso staccarmi quando mi pare, nel frattempo chatto con i miei amici. È una straordinaria opportunità di leggere la esperienza didattica in un modo diverso. Allora, è chiaro che è un bel problema questa cosa. È un bel problema, perché poi sappiamo invece quanto è importante la presenza fisica, la relazione. Ma
La didattica reale, la didattica in presenza valorizza oggi, non oggi, valorizza, non oggi nel lockdown, ma ieri, prima del lockdown, valorizza la relazione la presenza del corpo dell'adolescente nella classe? Perché se non la valorizziamo è inutile che la reclamiamo. Se non abbiamo delle strategie pedagogiche o cliniche per valorizzare quella presenza del corpo, in un certo contesto è inutile reclamarla perché vincerà la deriva della digitalizzazione. Dopodiché, il secondo aspetto riguarda allora cosa possiamo fare. Io penso che l'etica della responsabilità che ci invita come genitori, come clinici, a sorvegliare in modo drastico, rigoroso sul tema dell'intrusione della tecnologia nella nostra vita privata. Noi per primi, come genitori, che diamo l'esempio ai figli di starcene tutto il tempo attaccati al telefonino. O attaccati alla tecnologia, alla ricerca di gratificazioni social, a twittare l'impossibile. Credo che l'etica della responsabilità sia anche un po' una chiave per declinarla poi perché responsabilità è nella pratica, perché responsabilità è responsività. Questo è un mantra noiosissimo, se volete, ma responsabilità vuol dire ascoltare. È difficilissimo ascoltare. Specie nella coabitazione coatta è difficile ascoltarsi, si tende a chiudersi, a dare per scontato che sappiamo già quello che l'altro starà per dire, quindi ci annoia già prima ancora che lo dica o che lo dice in un modo. Allora, ascoltarsi, ascoltare le emozioni. Spesso i genitori sono preoccupati su come dire una certa cosa. Il problema non è come dirla, per esempio, spiegare ai figli la pandemia oramai sarà già stata spiegata in tutte le salse, ma il problema sempre è che una buona comunicazione è una comunicazione che nasce dalla domanda dell'altro. Che cosa si stanno chiedendo i figli? Per ascoltare devo ascoltare le domande, devo interrogarmi su quali sono le domande. Le domande sono la chiave della comunicazione. Mettere tanta attenzione alle domande è che cosa pensate, ragazzi? Che impressione vi ha fatto sta cosa? Quali soluzioni ci possiamo far venire in mente per cambiare un pochino questa cosa che non funziona? Allora, farsi domande è un buon modo per crescere dentro una comunità, che sia una famiglia, che sia un contesto educativo, che sia un contesto clinico. E farsi no domande vuol dire che l'adulto possa dire cose vere, che possa utilizzare un linguaggio adeguato, perché se io non dico cose vere e non utilizzo un linguaggio adeguato, e questo non è semplice, mi rendo conto, ma certo è materia di un lavoro, per esempio di letture. C'è un libretto di una cara amica, Francesca Dallara, che insieme ad altri ha confezionato alcuni lavori molto belli per gli insegnanti e per i genitori di bimbi piccoli sul coronavirus, storia di un coronavirus, credo che si intitoli uno di questi Sì. lavori. Tra l'altro questo, scusami se ti interrompo Stefano, ma tra l'altro appunto perché li abbiamo poi pubblicati come Erickson e quindi sono tutte queste storie di un coronavirus, Sì, maestra, scusa. mamma usciamo, maestra, sono tutti Esatto. disponibili gratuitamente sul sito, quindi effettivamente anche questo è uno strumento che può essere molto utile soprattutto per i genitori di bambini più piccoli. Sì, e quindi questo è. E poi naturalmente c'è tutta la pragmatica della comunicazione, parlare in modo tranquillo e diretto. Io, per esempio, questi punti che sto toccando sono punti che abbiamo affrontato anche che mie. Colleghe Silvia Russo, Sara Panunzi, altre colleghe che dimenticherò, con le quali mi scuso, hanno già affrontato. Sono tutti lavori che, diciamo, non c'è nulla di creativo che ci ho messo in queste mie riflessioni. Sono tutte riflessioni che abbiamo condiviso in una comunità nella quale, quella della neuropsichiatria infantile, insomma, ci stiamo interrogando e abbiamo cercato di dare un contributo, no? Farsi anche aiutare con materiali adatti, ma poi anche. Per i genitori, cercare di mantenere le routine di famiglia, organizzare le priorità, non dare per scontato che le priorità siano sempre le stesse di prima. Mettersi insieme ai figli a dire: ok, qual è la priorità di questa giornata, di questa settimana? Come possiamo riprioritarizzare, no, la settimana e mettere, perché questo aumenta il senso di autoefficacia, fa scoprire che posso dire la mia, che posso dire qualcosa. Confrontarsi con i pari, cioè con altri genitori, e aiutare che i figli si confrontino con altri pari in modo aperto, ma in modo un po' strutturato, non sempre sulle solite cose, per esempio, soltanto giocando. Valorizzare una
ricostruzione della narrativa familiare. Questo poi è il link con quello che dicevo prima citando Andrea Prandini, della narrazione familiare che sia aperta al cambiamento, cioè la responsività vuol dire in fondo fermarsi alle domande, vuol dire essere aperti alla possibilità che una certa storia prenda una direzione diversa. Questo è un modo molto sano di usare la tecnologia non la possiamo, non è che possiamo appunto andare a vivere sulle piante oppure possiamo cercare di usare la tecnologia per collaborare. La collaborazione porta via tempo, ma la tecnologia è uno straordinario strumento per la collaborazione. Per inventarci delle cose collaborative che coinvolgono i nostri figli, i genitori degli altri figli, le comunità di cui siamo parte. La collaborazione è un modo per rallentare, perché si perde tanto tempo a collaborare. Vedete come uso la tecnologia per fare una cosa che dovrebbe essere tipicamente qualche cosa che impone accelerazione al ritmo di vita, per fare una cosa che invece mi rallenta, rallenta i tempi delle decisioni, della comunicazione. Quindi usare la tecnologia per collaborare, usare la tecnologia per costruire narrazioni collettive, anziché specchi della propria identità rifratta, narcisistica, ma narrazioni collettive, storie della classe, le storie della classe, una storia della famiglia, no? Si possono usare queste cose, social media possono anche essere usati per queste cose qua. Meglio una chat di classe in meno con appunto e magari meglio una storia in più. Ci sono tanti modi di raccontare le storie, no? Di fermarci a raccontare la storia. Gli insegnanti che accolgono i bimbi, per specie quelli piccoli, che chiedono di ricapitolare quello che è successo, di mettere insieme le cose in comune che sono successe e le cose diverse, di discutere insieme delle cose diverse. C'è una bellissima tradizione, per esempio, che è quella della Philosophy for Children, che ha tanto da insegnare, anche su questo Erickson fa tanto, no? Penso ai lavori di Mori, eccetera. Quindi penso che ci siano tantissime strategie per affrontarlo. I decaloghi funzionano poco, perché di decaloghi c'è pieno il mondo, ma poi uno è ovvio, una situazione così complessa Non si può risolvere non si con dei trasforma decaloghi o con delle ricette le semplici mettendo in ricette. atto delle regole. Delle procedure, non Esatto. si risolve con le procedure. Sì, chiarissimo Stefano, infatti stanno arrivando veramente tantissimi commenti e tantissime domande, faccio Io non li fatica. leggo. Io ti dico che li sto cercando di seguirli, ma faccio fatica veramente a seguire il flusso perché sono veramente parecchi. Tra i commenti che ho visto scorrere, e visto che poi anche tu ne hai fatto cenno, molti riguardano anche il mondo della scuola e anche il fatto scuola a distanza, scuola in presenza. Se un paio di giorni fa, se non erro, o ieri, proprio il coordinatore del comitato tecnico-scientifico ha ribadito l'importanza di un ritorno sui banchi citando la sindrome della capanna, dicendo quindi che è importante che gli alunni, tutti gli studenti ritornino sui banchi proprio per evitare che i ragazzi soffrano la cosiddetta sindrome della capanna, perché ha sostenuto che le lezioni in presenza sono fondamentali, come dicevamo anche prima, proprio per il benessere degli studenti e anche per favorire la relazione. Tu stesso hai sottolineato qualche minuto fa dicendo sì, ok, adesso si dice che nella didattica a distanza la relazione non c'è, ma ci chiediamo se nella didattica in presenza la relazione c'è. Quindi quello che ti vorrei chiedere, tu che cosa ne pensi della didattica a distanza e della possibilità di se aprire se tenere aperte le scuole anche in questa situazione può essere così fondamentale per le relazioni? È una domanda double face la tua, Laura. Della didattica a distanza penso che sia una straordinaria iattura e che sia purtroppo un ostacolo per i ragazzi all'esperienza scolastica. Detto questo, deve essere chiaro, e ribadisco quello che ho detto prima, è chiaro che è un ostacolo, è una diminuzione, è una perdita di chance, ok? Per le famiglie, per i ragazzi, per l'esperienza, perché la scuola è un'esperienza sociale, prima di tutto. È l'esperienza dell'andarci, dell'identificarsi col progetto educativo. Detto questo, questa vicenda ha offerto intanto, ricordiamoci,
ad alcuni ragazzi che stavano male, una popolazione molto ampia, di ragazzi che facevano fatica ad integrarsi nella scuola. Penso bambini, ragazzetti che seguiamo qua in studio, che hanno saltato a pie pari la prima media, che hanno fatto e sono riusciti a entrare nella prima media solo durante il lockdown, perché si sono riusciti ad identificare con i pari in un modo mediato che gli precludeva le scenate davanti a scuola. E adesso ed erano riusciti a riprendere in presenza perché erano diventati come tutti gli altri. E ce ne sono tantissimi di ragazzini che hanno beneficiato di di questo distanziamento, in questa forma. Ok? Quindi questo ovviamente non è che ci deve rallegrare, né ci deve dire oh, che meraviglia, allora andiamo avanti così. Però certo questo ci invita a riflettere sul tema dell'inclusione e dell'adattamento e di quali sono le strategie per includere. E poi naturalmente è una straordinaria opportunità per rivedere le nostre pratiche, così come per noi attraverso la clinica online è una schifezza, ma è inevitabile e ha dato grandi potenzialità e grandi possibilità anche di raggiungere persone che non potevano spostarsi, di essere più assidui nei contatti, di fornire dei supporti in forme che non avrebbero potuto darsi in altri contesti. Così anche per la didattica, questo cambio dello sguardo ci invita, per esempio, a interrogarci su che cosa facevamo con il corpo e cosa ce ne facevamo del corpo prima. Questo è fondamentale. Io, in quella formazione che faremo sui preadolescenti tra 2 settimane, quello che è, ci sarà anche Ivano Gamelli, che è un pedagogista che si occupa del tema della presenza del corpo nella nostra esperienza sociale, no? Dalla prospettiva pedagogica, ma anche da una prospettiva filosofica, da una prospettiva che quindi, in senso lato, è una prospettiva di salute. Questo è un tema grandissimo. Che cosa ce ne facciamo della presenza fisica dei ragazzini? In che senso la presenza fisica è qualcosa che dà sapere, che mobilita apprendimento? Che mobilita apprendimento? Come la sfruttiamo questa presenza fisica? Sono domande non provocatorie, non è che io ho le risposte, ma sono certo che la nostra cultura tende a tradizionalmente ha dato non tantissima, la nostra cultura pedagogica di sistema ha dato non tantissima importanza al corpo, ed c'è un altro aspetto che, visto che volgiamo agli ultimi minuti, che non posso non menzionare, no? Perché che è quello su cui spesso si torna. Noi diamo poca importanza al corpo e poca importanza ai punti di forza dei ragazzini. Questa cosa dei punti di forza è anche questo un po' un mantra ripetitivo, se volete. Ma è, guardate, un cambiamento di prospettiva culturale, perché i punti di forza, per primi noi clinici, siamo addestrati letteralmente a individuare rapidamente i problemi, no? Ci sono quelli capaci che fanno diagnosi già da come uno sta seduto in sala d'attesa, no? Lo dico in modo provocatorio e naturalmente autocritico. Perché noi siamo addestrati a individuare al volo i problemi degli altri, ma nessuno praticamente ci addestra, ci insegna a individuare i punti di forza. E i punti di forza non sono l'assenza di problemi. Non avere il lockdown non è un punto di forza. Non avere la didattica a distanza non è un punto di forza. Non so se mi spiego. Allora, c'è quel bel libro di Ken Robinson che avete pubblicato. Non, che, sulla scuola creativa, che affronta il tema dei punti di forza e lo fa con una prospettiva che anche soltanto di 2 millimetri diversa dalla nostra, ma che poi apre. Autenticità è un punto di forza. I punti di forza non sono i super gifted kids, le qualità speciali, non so se dice iperdotati. Sovradotto, mi ricordo neanche più come, perché c'è tutta una moda, voi sapete, no? Sulla iperdotazione cognitiva, no? E naturalmente, guarda caso, viene dal mondo anglosassone. I punti di forza non sono quella roba lì, non sono una roba che intanto che hai come una specie di no, fulmine che ti ha colpito, che diventi l'idiota sapiente, ma sono cose che fai. Allora, per essere cose che fai, intanto
devi averle, devi disporre di qualche risorsa, devi essere consapevole di averle e devi avere qualcuno che le riconosce. Se non hai qualcuno che le riconosce, di quei punti di forza non te ne fai nulla. Questo è il motivo per cui la questione dei punti di forza ci interessa a tutti. L'autenticità, dice Robinson, è un punto di forza. Lavoriamo sull'autenticità nei contesti didattici. Anche a distanza si può lavorare sul tema dell'autenticità. La curiosità, l'abilità di farsi domande, che è il punto cruciale della conoscenza. La creatività, l'abilità di generare nuove idee e applicarle in pratica. Non c'è creatività se non c'è riflessività, se non c'è pensiero critico. Se non ci fermiamo a dire, ok, per ascoltarti, quello che dice la Sclavi, per ascoltarti e per capirti, devo assumere che hai ragione e devo chiederti di convincermi del tuo punto di vista. Questo vuol dire ascoltare gli altri. Allora vedete che questa è un'operazione di creatività. Vuol dire abbandono le mie certezze per cercare di trovarne altre. Si può fare benissimo nella didattica a distanza. Coltivare la capacità critica, l'abilità di analizzare informazioni, idee, sviluppare argomenti e giudizi critici. Coltivare la comunicazione, l'abilità di esprimere pensieri. Spesso noi chiediamo poco agli studenti di dirci quello che pensano e a volte ci accontentiamo che i pazienti ci dicano come stanno dicendoci che hanno l'ansia o gli attacchi di panico. Quante volte hai più ansia, meno ansia? Ma non sempre è facile guidare e lasciare spazio alla comunicazione su un registro che sta fuori dalla cornice che noi disponiamo. La cornice che noi disponiamo condiziona la comunicazione, seleziona le parole che possono essere ammesse dentro una comunicazione e le parole che non valgono dentro quella comunicazione. Ci sono delle parole che nei nostri contesti non valgono. Questo non favorisce la comunicazione. Non valgono, non hanno valore, non hanno tanto senso. Non è un caso che i bambini che vengono in consultazione anche a 6 anni ti dicono: io ho gli attacchi di panico. Perché sanno che stanno dallo psichiatra e sanno che lo psichiatra vuole sentirsi dire quella formula lì e non magari altre formule. La collaborazione è un punto di forza. Si può collaborare a distanza, anzi, si può collaborare quasi più facilmente, per certi versi. Nel senso che si può raggiungere in modo più facile la composizione di reti sociali che a volte sono ostacolate dalla mediazione del corpo. Ci sono ragazzini per i quali la mediazione del corpo è un ostacolo maggiore a collaborare con i pari, perché sono frenati dal loro senso di inadeguatezza, per esempio. La compassione, cioè la capacità di empatizzare con gli altri, la compostezza, l'abilità, dice Robinson, di connettersi alla propria vita interiore, la cittadinanza, beh, qua andiamo lontani, la cittadinanza ci invita a riflessioni che, vedete, non sono affatto rese spuntate dalla digitalizzazione, dalla remotizzazione. Sia ben chiaro, io non sono per niente un fan di questa esperienza, non mi piace e non penso che ci siano delle cose particolarmente positive nella remotizzazione dell'esperienza, ma c'è di molto positivo nel fatto che questa cosa ci ha chiesto di fermarci ad avere un'attitudine critica. Perché questo è il solo modo di prendersi cura per davvero degli altri. Questo lo penso sinceramente. Grazie Stefano. Vedo sempre dai commenti dove appunto si stanno sviluppando anche delle discussioni tra i vari partecipanti sulla base di tutti gli spunti, di tutto quello che tu stai dicendo. Nei commenti emerge spesso la paura, il sentimento della paura. Ho letto dei commenti di genitori che dicono: vedo un mio bambino piccolo che magari è impaurito, ha paura di uscire, ha paura di vedere gli amici e quindi non so che cosa fare. Oppure anche altri commenti di genitori che dicono, sottolineano il fatto che magari appunto di tutto ciò che implica questa situazione del coronavirus, quindi anche di tutte le emozioni che porta con sé, non se ne discuta in classe, non se ne discuta a scuola, quindi ci chiedono: ma questo è un argomento che dovrebbe essere trattato dagli insegnanti oppure no? E se sì, come? La risposta la sappiamo, ma... Allora, io penso, guarda, ovviamente non... gli insegnanti sono stati messi a dura prova e credo che stiamo facendo sforzi straordinari per cercare di rispondere
alle domande, è difficilissimo rispondere a lasciare che le emozioni, affrontare il tema delle emozioni. Il mondo della scuola non è tanto abituato ad affrontare il tema delle emozioni, forse soprattutto negli anni no, più precoci, ma con i preadolescenti e con gli adolescenti, per esempio, non c'è una grande abitudine a lasciare che il tema dei vissuti sia affrontato. Va affrontato prima di tutto in famiglia, come ci si sente su una certa cosa, che tipo di, come la chiamiamo questa cosa, come la possiamo chiamare in alternativa. Fare questi esercizi e farsi guidare in questi esercizi ci sono tanti supporti che si possono cercare attraverso appunto anche portali come il vostro. Questo aiuta moltissimo. Mi viene però anche in mente, quando tu fai questa riflessione, che questa riflessione poi tocca da vicino anche un tema che tocca le famiglie, cioè quando sono di fronte ad una situazione, per esempio, di paura, no? Di crescente paura, di fatica, di senso di disorientamento. Devo far da solo oppure posso chiedere a qualcuno aiuto? Perché diciamocelo pure, la scuola può rispondere, ma no, la scuola non è che può fare tutto, la scuola è già tanto se riesce a tenere botta ad una situazione, partendo, perché io ho fatto l'elenco, la giaculatoria delle difficoltà del sistema sanitario, non è che il sistema scolastico partisse pronti via, tutto meraviglioso, anzi, sappiamo benissimo che stava anche il sistema scolastico in una situazione, no, di grandissima, Difficile e anche difficile. endemica difficoltà. Allora, scuola è già tanto se riesce a ricalibrare, rimodulare, stare attento a fare un punto della situazione, fermarsi, tenere dentro tutti, chiedere a cercare di interagire individualmente con gli studenti. Difficile chiedere alla scuola di lavorare tanto in termini psicologici. Perché poi si chiede anche una funzione che è inevitabile, che è vicariare aspetti della famiglia. Allora, quando la riflessione mia è che quando ci sono degli aspetti di sofferenza, è importante che i genitori non indugino a chiedere aiuto. C'è una tradizione di lavoro psicologico molto vasta in Italia, che ha delle scuole nobili. Naturalmente è un mondo anche un po' fluido, a volte opaco, non è facilissimo capire a chi rivolgersi, ma c'è un mondo di una quantità esorbitante di psicologi là fuori e ci sono tante tradizioni di lavoro nobili in Italia, di enti, di comunità di psicologi, di scuole, di associazioni che mettono a disposizione professionalità attente, competenti. Non significa rivolgersi a uno psicologo, non significa patologizzare la fatica. Questo deve essere ben chiaro. Non significa patologizzare. La fatica è naturale in una situazione di questo tipo. Sarebbe normale che i ragazzini fossero allegri e contenti per questa situazione? No, è normale che siano un po' tristi, un po' giù. Sì, ma se questo essere tristi e giù, o essere spaventati, o essere preoccupati, angosciati, o addirittura terrorizzati, diventa pressante, altera in modo sensibile la qualità del funzionamento, si dice. Prima di tutto sulla regolazione, il ciclo sonno-veglia. Un ragazzino che dorme male, continua a dormire male stabilmente, è un ragazzino che ragiona male, funziona male dal punto di vista cognitivo, è irritabile, tutto si sballa. Un ragazzino che modifica in modo drastico le proprie abitudini di vita, in senso negativo, molto di più di quello che potrebbe, che è irrigidito, che rifiuta di fare anche quel poco che si potrebbe. Bene, questo è tipicamente l'esempio di una situazione nella quale c'è bisogno di provare ad affrontare con un punto di vista diverso, perché quella riflessione che è autocritica, questa vicenda ci aiuta a cambiare il nostro punto di vista e quindi ad essere autoriflessivi e quindi magari a capire qualcosa di più, riguarda anche i genitori. A volte cambiare il punto di vista è fondamentale per trovare una soluzione. È difficile dare delle soluzioni valide per tutti. Le soluzioni valide per tutti sono le soluzioni banali e tendenzialmente un po' stupide. Che non Ok? funzionano. Che non si riescono ad applicare concretamente. Allora il tema è: com'è che io posso applicare questa soluzione al mio contesto? Perché io non lo vedo. Se non lo vedi, non vuol dire che non puoi applicarlo. Vuol dire che magari hai bisogno di qualcuno che ti aiuta a capire qual è lo strumento che funziona al meglio nella tua situazione, nella tua famiglia, nella tua storia. Ok? Questo è il vero
il ruolo di un primo contatto psicologico anche con degli psichiatri. Non la medicalizzazione o la sanitarizzazione del problema, perché questa è eventualmente la sanitarizzazione, cioè se il problema ha una sua connotazione anche clinica, eventualmente sarà uno step di altro tipo. Ma il primo ruolo che ha uno psicologo è quello di aiutare la famiglia a guardare le cose con uno sguardo un po' diverso, e questo di solito aiuta. Quindi si vede perché non si debba... Si debba sfuggire a questa possibilità, è una straordinaria opportunità che poi spesso rimane disattesa. Poi naturalmente ci sono anche delle difficoltà a volte, anche economiche, eccetera, eccetera. Ma insomma, ci sono anche tantissime realtà che offrono servizi di psicologia di buona qualità, anche in città molto competitive come Milano, a tariffe calmierate. Sono perciò, diciamo, la disponibilità in questo senso c'è, l'offerta c'è. E tra l'altro, appunto, vedo anche dai commenti che stanno arrivando, dove hanno sottolineato anche quello che stavi dicendo anche tu, che chiaramente non tutte le persone poi hanno la possibilità o hanno contatti, hanno le possibilità economiche per poi rivolgersi a uno psicologo e quindi essere aiutate. Adesso ci siamo concentrati io ti avevo fatto la domanda, appunto, nel caso in cui i bambini o ragazzi manifestassero dei segnali, dei problemi di questo tipo, che cosa fare, anche a chi rivolgersi. Tutto quello che hai detto chiaramente vale anche per gli adulti, perché vedo che ci sono diversi adulti che ci stanno scrivendo dicendo: ma anch'io stesso sono preoccupato di questa situazione e mi rendo conto di non essere in grado di gestirla a pieno, quindi come faccio poi a trasmettere ai figli un senso di sicurezza, eccetera. Diciamo che anche questo aiuto può essere valido anche per gli adulti, perché anche noi chiaramente non siamo immuni da questa situazione e da tutte le difficoltà a livello emotivo e non solo che può comportare. Sì, senza dubbio. Stavo guardando giusto le ultime domande, gli ultimi commenti, così appunto volevo un attimo, perché il tempo che ci eravamo riservati è pressoché terminato. Volevo fare giusto un rapido scorrere le ultime domande, gli ultimi commenti, perché allora da quello che è emerso sicuramente, cioè, vedo proprio dai commenti che hai dato tantissimi spunti su cui riflettere. Ho visto tantissimi commenti di persone che stavano prendendo appunti, che si erano segnati alcuni aspetti da approfondire e su cui poi appunto aprire, cercare di capire come poi integrarli nella loro vita e nel loro lavoro quotidiano. Ti chiederai, allora, su questo, proprio per concludere, ti chiederai, allora, questa situazione è una situazione di estrema incertezza, un'incertezza che continuerà ancora. Come facciamo a convivere con questa incertezza? Come facciamo a convivere con questa incertezza, Laura? Penso, intanto, con uno spirito di responsabilità civica. Penso che il tema della responsabilità sia un tema chiave. È troppo facile dire adattiamoci, accettiamo, tappiamoci il naso in tutti i sensi. È troppo facile, è molto difficile. Ci sono 40% delle famiglie vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo. Troppo facile. Penso che ci voglia un appello alla responsabilità civica. In fondo, questa esperienza di isolamento sociale mette a nudo la nostra interdipendenza gli uni dagli altri. Se io rispetto le regole ma tutti gli altri se ne fregano, non serve a niente. Posso ammalarmi anch'io, i miei cari, e tutto salta. E tutto salta. Se io vado a fare i rave e le feste, non serve a niente. Non serve a niente. Allora, penso che l'insegnamento che questa vicenda... Ed è un insegnamento che poi si declina qui, il tema della responsabilità, che, come ti dicevo, è il tema dell'etica della responsività. È un tema che riguarda la dimensione del lavoro clinico: che cosa faccio per essere responsivo, cioè che cosa faccio per ascoltare bene gli altri, che cosa faccio io come insegnante per essere responsivo, per ascoltare la domanda educativa che c'è là fuori e interrogarmi se la mia risposta è sempre a fuoco e sempre centrata. Cosa faccio io, genitore, per essere responsabile e responsivo? E questo credo che sia una sfida,
nella società narcisistica e individualista, dove non ci sono più segreti, improvvisamente, perché li consegniamo ai social e diciamo fanne quello che vuoi, improvvisamente scopriamo che quando ci dicono no, adesso stai da solo a casa e interagisci solo con la tecnologia, che dipendiamo gli uni dagli altri molto di più di quello che ci piaceva rappresentare collettivamente. Questa è una lezione politica, questa è una lezione politica. Se mi permetti, la chiosa è che questa è una lezione politica. Comunque la si pensi, in termini politici, questa vicenda mette a nudo che la responsabilità civica è una qualità che dovrebbe essere trasversale agli orientamenti politici. E è una qualità che definisce la qualità del nostro futuro. Penso che non è male se ogni tanto qualche ragionamento di carattere politico viene anche dal mondo della scienza e dal mondo dell'educazione. Perché questo è un ragionamento che prescinde dall'orientamento politico. Questo è un valore civico. Perciò sì, alla base della costruzione della società stessa, quindi diciamo che uno dei dovrebbe essere quello che è il fondamento, una delle degli aspetti fondamentali su cui puoi costruire tutte le relazioni. Già, e giusto società. Scusami, ci siamo sovrapposti. Vai. No, ma ti ho interrotto. No, abbiamo finito, vai Stefano. No, giusto per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti è anche un tema politico. È un tema politico. Perché se continuiamo a investire sul risultato immediato della campagna elettorale, cioè fondamentalmente sulle pensioni, non portiamo a casa nessun risultato. È un tema politico. La salute mentale di bambini e adolescenti è il nostro futuro. Costruiamo i cittadini domani. L'educazione a affrontare in modo civico e responsabile questa esperienza è un'educazione che può formare dei cittadini responsabili, che hanno, per esempio, la percezione dell'interdipendenza reciproca, una percezione diversa da quella che avevano prima. Siamo tutti connessi, non nel senso deleterio dei like, ma nel senso costruttivo della voce che assume un valore, no? Della mia azione che non è più cancellabile col tasto undo. La mia azione non è più cancellabile col tasto undo. Credo che questo sia che il tema della salute mentale, anche negli adulti ovviamente, ma in particolare dei bambini e degli adolescenti, della dialettica tra salute e malattie, si porti dietro dei temi filosofici, culturali e civici molto molto importanti. Questo è anche il motivo per cui mi piace lavorare in questo campo. Grazie Stefano, io ti ringrazio veramente tanto per questa ora che hai trascorso con noi. Grazie a voi. Già vedi, magari li stai leggendo. No, non riesco. Allora te li ho visto soltanto qualcuno che offriva le tariffe personali del proprio studio. Non ho sbagliato a leggere però. No, sono arrivati tantissimi commenti in cui ti stanno ringraziando veramente tanto per tutti gli spunti che hai dato, per tutte le riflessioni che hai portato e anche proprio per aver allargato la visione, quindi essere usciti dagli schemi, se vuoi, più banali che magari abbiamo letto o in questi giorni, quindi per aver portato la riflessione su un piano diverso e su un piano molto costruttivo che va oltre quindi a tutti i semplicismi e a tutte le banalità. Quindi ti ringrazio molto anche tutte le persone che ci hanno seguito, in molti vedo che ci stanno chiedendo se questo video rimarrà online, vi confermo che al termine della diretta sarà online e quindi potete sia rivederlo, quindi rivedere magari le parti iniziali nel caso vi siete collegati nel corso della diretta e potete ovviamente condividerlo e segnalarlo a tutti i vostri contatti. Vi ricordo anche che avremo modo di essere di nuovo in compagnia col dottor Stefano Benzoni e di appunto parlare di salute mentale in adolescenza il 12 dicembre in cui abbiamo il programma in programma un evento, una giornata dedicata proprio alla salute mentale in preadolescenza che si terrà il 12 dicembre in modalità online. Anche su questo trovate tutte le informazioni sul sito Ericsson. Io ringrazio tantissimo Stefano Benzoni, ringrazio tutti voi e auguro a tutti una buona e piacevole serata.